Milano esiste un posto fuori dal tempo, un luogo sospeso tra magia e mistero. È la libreria esoterica ecumenica 1968, un luogo storico e un unicum per la città. Una storia lunga 50 anni, una tradizione di famiglia che ha saputo rinnovarsi e mantenersi al passo coi tempi. Noi di Pop Economy abbiamo incontrato la nipote del fondatore di questa libreria, Veronica Falcone. La libreria esoterica è appunto un unicum, quindi un luogo davvero speciale, non solo per la città di Milano, ma anche per l'Italia, perché possiamo dire che è una delle prime librerie esoteriche nate in Italia. Questa sede apre nel 1994, ma la storia della libreria esoterica, che allora si chiamava Ecumenica, è molto più antica, perché la primissima sede nasce alla fine degli anni 60, sotto il mezzanino della metropolitana, quindi aveva ancora di più un'aura di mistero, si trovava sottoterra, ad opera di mio nonno, Calogero Falcone, che era non solo pastore protestante, ma anche un appassionatissimo lettore. E quindi aprì questo piccolo spazio e lui iniziò a tenere testi che appartenevano a tutte le culture e tutte le religioni. Lui per anni insegnò anche all'Università della Terza Età Religioni Comparate ed è sempre stato un appassionato della comunione, del confronto tra le diverse religioni. Pur essendo quindi di estrazione cristiana, quindi pastore protestante, ha sempre avuto il pallino del confronto. Negli anni la libreria ha saputo adattarsi ai tempi, arricchendosi di testi sempre nuovi. Si chiamava quindi all'inizio libreria ecumenica, in onore del concilio ecumenico che sanciva appunto l'apertura del cattolicesimo e del cristianesimo in generale anche alle altre confessioni. Quindi all'inizio aveva più questa connotazione così di confronto tra i diversi credo e pian piano, cambiando anche i tempi, si aprì anche ad altre tematiche, quindi seguendo quelli che erano gli interessi. Gli anni 60, lo sappiamo tutti, con il 68, con l'esplosione anche dei movimenti giovanili, era anche un guardare fuori confini dell'Europa, una fascinazione soprattutto per l'Oriente e quindi testi che facevano parte di queste culture. Ma come fa una libreria così specifica a sopravvivere in un momento storico che vede la crisi delle librerie tradizionali a vantaggio dei grandi player? Chi sceglie di aprire una libreria, chi sceglie di fare il libraio di professione, sa che non sarà un lavoro e non sarà per soldi, quindi per diventare ricco, perché di libri si guadagna ben poco. E quindi lo si fa un po' per vocazione, per passione. Vi ho raccontato le motivazioni per cui mio nonno aprì questo posto, quindi per avere un luogo di incontro e di confronto e di crescita. Ci sono dei modi per sopravvivere. Vediamo che le librerie che rimangono in piedi sono quelle che ampliano un po' e spaziano oltre alla vendita di libri. Ci sono la vendita di oggetti, qui troviamo tutta l'oggettistica esoterica possibile e immaginabile, a partire dai cristalli, tarocchi. E poi gli eventi. Pre-pandemia facevamo quasi un evento al giorno, tra presentazioni di libri e conferenze generiche, seminari, convegni con più autori anche in altre sedi. Quindi diciamo che questo per tanto tempo è stato così un'occupazione collaterale che ci ha permesso di esistere. E a tutto questo si aggiunge un piccolo segreto. Siamo una libreria specializzata, quindi qui quando il cliente viene, il lettore viene, trova il consiglio che su internet non troverà mai, che nella libreria generica non troverà mai, e qui diciamo inizia con un libro ma va avanti con un percorso di crescita, quindi questo forse è il segreto. Qual è l'identikit di chi varca la soglia di una libreria così speciale? È un identikit davvero difficile da tratteggiare, perché comunque
clienti tipo sono davvero diversi tra loro. Noi negli anni li abbiamo un po' definiti ribelli spirituali, quelli che varcano queste porte, perché comunque al di là di quello che vai cercando, se sei più appassionato di occultismo ed esoterismo o di oriente o di medicina naturale, quello che ti accomuna con gli altri clienti e con gli altri lettori è una ricerca di qualcosa di diverso, di una controcultura, di magari quelle tematiche che non ti insegnano a partire da scuola, ma che non trovi così distribuite mainstream. E quali sono i prodotti che attirano di più l'attenzione di chi visita questo posto? In questo momento devo dire che i cristalli vanno per la maggiore. Per cristalli intendo appunto queste pietre che possono essere sia burattate che grezze. Appunto le persone vanno un po' alla ricerca di qualcosa di speciale, di un amuleto, di qualcosa che li faccia sentire meglio. Sempre magari collegato agli ambienti, devo dire che questa è una tendenza che abbiamo riscontrato. Sicuramente c'è lo zampino anche del periodo pandemico, quindi di ricreare in casa un ambiente più speciale. Anche tra gli incensi, gli smudge, che sono quell'insieme di erbe aromatiche che bruciate insieme danno all'ambiente profumazione particolare. Un posto così inconsueto non può che raccontare aneddoti particolari. Qui succedono davvero cose davvero divertenti. È successo che qualche mese fa un collega ha sentito dei ragazzini parlare e dicevano tra loro: guarda cosa ho rubato alla libreria esoterica, ho rubato un cristallo. Il collega torna qui e dice: ho sentito questi ragazzini scambiarsi questa cosa, quindi noi andiamo a vedere e uno degli amici di questa ragazzina che aveva rubato il cristallo aveva lasciato il suo numero di telefono. Quindi il titolare chiama il numero di telefono e dice: guardate, abbiamo avuto una sensazione, io sento delle cose, so che qualcuno di voi ha rubato qualcosa. E lei quasi cade la linea, talmente era sbigottita, dice: va bene, torniamo subito, torniamo, arriviamo. Quindi tornano indietro, assolutamente tipo senza parole, bianchi in viso, e fa: io gliel'avevo detto ai miei amici che qui siete speciali, che accadono delle cose incredibili. E ci ha riportato il cristallo e poi hanno anche comprato dei libri in più e insomma penso che da una cosa magari non tanto piacevole ne sia nato qualcosa di sicuramente più bello e profondo. Il periodo difficile che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tra pandemia e guerra ha spinto molti giovani a interrogarsi sulla propria spiritualità. Ricordiamo che noi abbiamo subito una chiusura, però poi abbiamo avuto la fortuna che come libreria siamo rimasti aperti anche in un periodo in cui tante realtà invece restavano chiuse e siamo stati un punto di riferimento per tanti giovani. Non so se definire una ricerca di spiritualità è un avvicinamento alla spiritualità, ma comunque un bisogno. Ci sarebbe da fare una riflessione su questo, perché chi si avvicina a determinati argomenti spesso lo fa a partire magari da un disequilibrio, da una paura, da un bisogno di ricerca di consapevolezza. Quindi sicuramente c'è stato una ricerca di questi argomenti. Religione, meditazione, culti esoterici. Dove ricerca la propria spiritualità la generazione Z? Personalmente avrei una concezione immanente di spiritualità, quindi fondamentalmente credo che potrei avere una concezione simile a quella spinoziana di questa cosa. Più che parlare di spiritualità mi piace parlare di rapporti tra le cose, fondamentalmente. Una concezione abbastanza laica, che si è discosta abbastanza da una spiritualità religiosa, nel senso che è il canonico. Parlando di culti esoterici, credo che siano esigenze umane di sicuro molto curiose, cioè quindi posso assolutamente capirne il senso della loro esistenza e non le giudico, critico in nessun termine. Personalmente faccio molta fatica ad aderirci a livello di fede, non credo che sia qualcosa a cui dovrei affidare la mia vita in termini decisionali, semplicemente, però trovo che abbiano di sicuro un fascino innegabile, questo certamente. Sicuramente mi sono interrogato sulla spiritualità, non è un problema che mi accompagna sempre, però
Sicuramente tante volte mi sono domandato questa cosa, a volte ho trovato risposte, altre volte no. Però ecco, non me ne faccio un cruccio. Quelle cose esoteriche no, per niente. Vengo da una famiglia non particolarmente cristiana, però ho cercato di avvicinarmi in maniera goffa forse al cattolicesimo. Qualche volta sono andato in chiesa così. Credo nei valori del Vangelo, sì. Non so se credo nel Dio come quello biblico, credo in qualcosa di superiore, quello sì, senza dubbio. Però non riesco e forse non voglio andare a fare un'analisi più profonda di quello che c'è. Cioè, da un'entità, un sopra, qualcosa secondo me c'è. Parlando di oroscopo, devo dire il suo fascino. Non dico che io ci creda, ma il suo fascino. Per quanto riguarda il tema religioso, c'è un foro interiore, la propria spiritualità che si coltiva in vari modi. E lo studio, la cultura, l'approfondimento culturale, secondo me è la prima. La meditazione non devi pensare che la stai facendo, secondo me. È una cosa che spontaneamente ci sono momenti in cui ti metti a riflettere perché ne senti l'esigenza. Quindi se tu dici no, io mi ritaglio questi 10 minuti per meditazione, non farai meditazione, invece è spontaneo, un processo spontaneo. Personalmente cerco la spiritualità non nei momenti bui, ma diciamo quando mi sveglio. Sono un tipo che gli piace comunque meditare, fare un attimo chiarezza nei pensieri, capito? Dove andranno le energie della giornata, eccetera. Vedendo tutto il male che c'è nel mondo, secondo me ci deve essere per forza una forza opposta a questo male, capito? Quindi per me sì, la spiritualità esiste e ogni persona dovrebbe cercarla in se stesso, perché poi non si tratta, secondo me, di andare in chiesa così, ma proprio di vedersi dentro, vedere quello che si attorno e fare chiarezza con quello che si vuole. Non credo molto a oggetti esoterici, non credo molto a questo. Personalmente mi affascinano tutte le religioni, soprattutto la loro origine, la loro storia, ma personalmente non ho fede in nessuna religione in particolare, sono più affascinato dal punto di vista storico.